Vai Luca. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, buonasera di nuovo a tutti quanti. Questo è il penultimo incontro di quelli che avevamo programmato. Poi, se c'è voglia, magari continuiamo. Saltuariamente. Oggi andremo a trattare a svolgere due attività, quello della discussione dei risultati attesi e poi a quelle della pianificazione vera e propria delle attività da svolgere. Più volte abbiamo discusso con Luca, con la prof, anche sul periodo su cui impostare questo discorso e siamo convenuti sul fatto di appoggiare come periodo quello di far cominciare con quello che avevamo fatto nei precedenti incontri, quindi in un quinquennio 2021-2026. Soprattutto perché poi sono tempi fisiologici della stessa pianta castagno, comunque di interventi legati proprio alla castagna, no? Ecco, buonasera dottoressa Venerus. Aspetta che arriva. Ecco Sergio, sta arrivando ancora qualcuno. Un attimo. Comunque, Francesco, visto che c'è qualcuno di nuovo che non ha partecipato, sì, fai un riassunto della SWOT e anche poi dei problemi e degli obiettivi. Assolutamente. Allora, un attimo che non riesco. Il mio schermo è condiviso, si vede? Sì. Allora. Allora, visto stanno entrando ancora altri, facciamo un passo indietro. Di nuovo buonasera a tutti, anche agli ultimi arrivati. Ringrazio particolarmente la presenza della dottoressa Venerus, che mi aveva confermato, le avevo chiesto appunto se riusciva a partecipare, quindi mi fa molto piacere. Approfitto appunto della presenza per fare un piccolo riassunto. In questi tre incontri svolti, abbiamo svolto un'analisi del contesto sulla castanicoltura nelle valli della Tisone e del Torre e sviluppato poi analizzato soprattutto le problematiche, su questo ho creato l'albero dei problemi, poi trasformato in albero degli obiettivi e oggi andremo a discutere poi la programmazione delle attività e quindi anche degli indicatori alle attività connesse, no? Questo risultato, ovvero tutta questa attività qua, in realtà è il risultato di degli incontri iniziati l'anno scorso, a dicembre, promossi dall'ASPO, proprio per creare una programmazione quinquennale dell'attività dell'associazione a livello interno di associazione, ma anche a livello territoriale. Sull'onda, visto che c'è stata anche lì una buona partecipazione e anche i risultati poi ottenuti sono stati interessanti, abbiamo deciso di proseguire con questo focus sulla castanicoltura, che è un tema che per tradizione nostra lo sentiamo molto forte e questo è emerso, soprattutto la castanicoltura, le nostre varietà locali, è veramente forse uno dei temi più forti emersi. Dall'altra parte, il problema che più volte è stato sollevato è proprio quello dell'abbandono del territorio, cosa di cui ne risente particolarmente la pianta del castagno. Infatti, sotto l'aspetto agronomico, è una pianta che soffre molto la chiusura degli spazi, dei prati, sia proprio per una questione di sviluppo di crescita che sotto l'aspetto delle fitopatie, come ci aveva anche illustrato il dottor Fabbro, no? Quindi su questo risultato, su questi temi, stiamo andando a creare una programmazione, anche qui quinquennale, per poter rilanciare, comunque valorizzare la castanicoltura. Gli obiettivi specifici, anzi, prima i problemi specifici, partiamo da lì, che sono emersi, sono proprio quelli che la produzione castanicola tradizionale locale è ancora scarsa,
e quindi non si trovano superfici adatte, che c'è ancora manca formazione o comunque c'è scetticismo da parte dei castagnicoltori locali verso tecniche un po' più moderne, comunque approcci diversi da quello tradizionale. Un grossissimo problema è quello proprio manca il materiale vegetale, comunque manca la propagazione delle nostre varietà. Francesco, microfono. Ecco, grazie mille. Un altro problema specifico è proprio quello che la frutta della castagna, dei suoi trasformati, non vengono valorizzati e quindi perché questo? Perché abbiamo della materia prima che non sempre di eccellente qualità, di buona qualità, e poi perché non trasformiamo questo frutto in altri prodotti. Storicamente le valli, in effetti, l'hanno sempre usato come prodotto fresco e tuttora ci trasciniamo questa tradizione, quando invece in altre zone del nostro paese, comunque la tradizione anche di trasformazione ormai consolidata e conosciuta, è molto conosciuta e poi molto, rende molto a tutta la filiera. E poi c'era un tema, ovviamente, c'era un problema sulla sensibilizzazione, perché il tema la sensibilizzazione sulla questione della castagnicoltura, su certi, come dire, settori, più che settori, forse su certe fasce, su certi soggetti, è ancora scarsa. Un esempio che è il colmo, è proprio che la ristorazione, comunque, oltre al prodotto fresco, conosce poco altri prodotti, ad esempio, da poter utilizzare in cucina. A questo abbiamo appunto ottenuto gli obiettivi specifici, semplicemente trasformando il problema in obiettivo, e quindi quello che andremo a fare oggi è proprio andare a trovare le azioni che ci permetteranno di incrementare le produzioni, o meglio, di aumentare le superfici adatte disponibili per fare una castagnicoltura sia tradizionale che moderna, aumentare la propagazione delle varietà locali, andare a formare o comunque contribuire alla formazione dei castagnicoltori locali, in modo che questi poi proseguano e anzi amplino questo settore. L'aumento delle aziende agricole professionali che si dedicano alla castagnicoltura, questo ovviamente è un obiettivo molto ampio in cui noi possiamo contribuire parzialmente, ma sicuramente deve esserci una sinergia tra forza e tra progettualità, perché ci sono delle attività molto, molto impegnative. E poi l'obiettivo è quello di andare a valorizzare il prodotto castagna e anche i suoi trasformati. È vero che finora ci siamo sempre concentrati soprattutto sulla parte produttiva, perché durante gli incontri ci siamo resi conto che in effetti abbiamo parlando di trasformazione, di valorizzazione, ma se non abbiamo prodotto da valorizzare, a poco servono anche determinate progettualità, no? Quindi ci siamo concentrati, diciamo, soprattutto sulla prima parte, sapendo comunque che ci sono anche diverse attività. Si sono iniziate a fare un paio di attività, appunto, anche sulla questione della commercializzazione e della trasformazione. Diciamo, questo è l'inquadramento generale. Questo risultato, cioè questa attività, poi arriva proprio anche dalle attività dell'ASP, dall'ultima modifica della legge 10 che ha previsto, ha previsto di poter eseguire interventi di recupero non solo sui prati e sui pascoli abbandonati, ma anche proprio sui castagnetti, comunque sulle colture da frutto. Questa modifica per il nostro territorio è molto molto importante. Difatti ci sono già diverse aziende che si stanno informando, che vorrebbero andare ad agire, soprattutto per poi andare a concentrare queste superfici a castagneto, proprio perché abbiamo detto che abbiamo bisogno della massa critica e comunque di superfici contigue su cui poter
andare a operare. Questo qua, diciamo, è l'inquadramento totale, generale appunto dell'attività svolta e di quella che poi in realtà andremo a fare dopo. Luca, ho dimenticato qualcosa? Vuoi aggiungere tu, magari, o prof, se avete qualche integrazione, voi che avete seguito anche l'attività. Che mi riguardano è stato ampiamente, cioè, esaustivo nei tempi che ci siamo dati, quindi direi che come inquadramento generale per quanto mi riguarda va bene. Non so se Luca vuole aggiungere qualcosa. Ah, secondo me possiamo passare a fare un'analisi rispetto al risultato atteso, se sono le azioni adeguate, esaustive rispetto a quello che dobbiamo fare. Poi magari una volta che abbiamo condiviso che queste azioni qua sono quelle esaustive per raggiungere il risultato, incominciamo a lavorare sui target, a singolo risultato, immagino. Saluto che si sono collegati adesso, ho visto Rosario Raso, che è un tecnico dell'ERSA, e ho visto anche che Renato Marcon si è collegato poco fa. E, grazie Rosario, anche tu della presenza, perché secondo me il vostro ruolo come ERSA, beh, si è visto proprio a livello di territorio, ma anche durante l'attività, può essere veramente importante per noi che forse siamo scarni di una parte un po' tecnica tante volte, o comunque magari conosciamo delle determinate situazioni e non abbiamo la visione del contesto in generale. Ok, allora, un attimo. Voi vedete il mio schermo? Sì, la condivisione dei problemi di tutto. E tra le azioni, partiamo appunto dal primo obiettivo specifico, tra le azioni che ci siamo posti per questo quinquennio è quello proprio di andare a catalogare e inventare le superfici a castagneto per capire quanto margine abbiamo per poter agire, no? E diverse volte, soprattutto con le progettualità condivise anche con l'ERSA, si ragionava su come poter andare ad agire, come poter andare ad allargare i nostri castagneti. E quindi quello del problema, uno dei problemi era proprio che non avevamo un catalogo, un inventario delle superfici da andare a coinvolgere. Da questo l'azione che dovremmo andare a fare. E prima ragionavamo con Luca, forse questa è proprio una delle attività che potenzialmente si potrebbero fare, anzi si dovrebbero sicuramente fare per prime, ma anche che la possibilità, proprio come operatività, forse anche facilità delle stesse da far subito, no? Quindi quello che ci dobbiamo andare adesso a porre è capire quante superfici saremo in grado di catalogare e inventariare. Con Rosario abbiamo fatto un po' di raccolta di materiale vegetale in giro. Rosario, di quante piante abbiamo raccolto materiale vegetale che non ricordo? Ti Buonasera. ricordi tu, più o meno? Di quante piante dice abbiamo raccolto le marze? Le marze, ma anche quando abbiamo fatto l'analisi genetica delle varietà. Ora sono saltate fuori, ora abbiamo all'incirca un 14 varietà autoctone che sono saltate fuori dalla caratterizzazione genetica. Beh, in tutto, con tutti i progetti che abbiamo fatto, credo abbiamo fatto l'analisi genetica di circa un centinaio di piante, credo, in giro per le valli. Quindi diciamo appunto c'è già una base di partenza, no? Anche andare ad agire, sicuramente quello che dovremmo andare a fare è creare una sinergia poi anche per non partire sempre da zero, perché poi le criticità dei progetti tante volte è proprio quella, no? Che non si parte da quello che già abbiamo. Luca, adesso ad ASFO abbiamo circa 8 ettari, no? Ma sì, forse anche qualcosa di più. Comunque diciamo che Ok. l'aspetto della catalogazione, dal mio punto di vista, è anche andare proprio a fare degli studi preliminari sugli aspetti morfologici.
no, del territorio, assolutamente. e su quelli che sono i territori che veramente vale andare la pena andare a indagare. Ma allora io, per quello che riguarda il comune di Stregna, noi tra l'altro abbiamo delle progettualità in piedi che sono assolutamente compatibili con queste finalità, no? Abbiamo il progetto degli scrigni, dove insomma abbiamo avuto anche dei ribassi rispetto a degli appalti che abbiamo dato fuori, e vediamo, insomma, potrebbe essere che magari facciamo un approfondimento sui comuni che sono coinvolti in quel progetto lì. Noi siamo Stregna, Savogna e Prepotto. Insomma, qualche area magari la possiamo andare a studiare, no? Credo che potrebbe essere interessante anche utilizzare sta roba qua, non è tanto complicato, credo. Ci poniamo una superficie minima anche per le aree. Vale la pena? Cioè dire almeno 3.000 metri, mezzo ettaro? Ma sai, per quel che riguarda il comune di Stregna, per quel che mi riguarda, andando a mirare anche tutto il comune. Cioè, nel senso, Boh. eh no, ma potenzialmente sì. Ah, da catalogare. Sì, ok, la fascia è tutto il comune, ma poi di risultato quante aree Beh, quello lì non lo riusciamo a... so, però l'area di studio potrebbe essere anche tutto il territorio comunale, per quel che mi riguarda. Noi le risorse ce le abbiamo. E ce le ha anche l'ASFO con le progettualità che sta mettendo in piedi. Poi, di fatto, le nostre priorità sono andare a studiare dove sono i proprietari che sono già soci dell'ASFO. E quindi obiettivamente siamo un po' avvantaggiati, no? Se vogliamo, anche rispetto ad altri territori dove di fatto i conferimenti non ci sono. Però, cioè, nel senso, se dovesse venire fuori qualche non so, come Drenchia, magari che stiamo già lavorando anche su altri progetti del terzo settore che di fatto possono facilitare queste progettualità, perché no? Assolutamente, per quello che mi riguarda. Però sì, ovviamente sta anche un po', vedo qua qualche amministratore, a sollecitare anche, no? Ad aderire alla progettualità, anche perché comunque sì, bisogna andare a mirare anche dove le cose, insomma, si riesce a raggiungere poi qualche risultato. Insomma, noi abbiamo qualche elemento positivo che possiamo sfruttare a nostro favore. Questo qua, insomma, Quindi che dico. diciamo come aree possiamo pensare appunto di andare ad agire sul comune di Stregna, ovviamente come area prioritaria, però secondo me a livello di valorizzazione che... Stacca il microfono perché c'è Sì, rimbombo. scusami, ma guarda, io dico riguardo al comune di Stregna, no? Noi adesso abbiamo forse una decina di ettari a Castagneto, nell'ASFO. Potenzialmente queste qui altro che raddoppiano entro l'anno. Quindi ad occhio, per quello che riguarda il comune di Stregna, un 50 ettari di catalogazione ce la riusciamo a fare. E poi, se proprio vuoi, nei 5 anni ci si può porre 50 ettari per 7 comuni, fai 200 ettari, 250 ettari, qualcosa del genere, credo. Quindi, esatto, cambiamo ettari intanto nell'unità di misura, ecco. E da quello che capisco, potremmo fare in una fase successiva per i diversi comuni, no, coinvolti, qual è la superficie che potenzialmente può essere interessata da questo lavoro di catalogazione, che viene fatto. Comunque, secondo Potremmo me, pensare. un'altra cosa importante, oltre l'arco temporale, è più o meno definire l'area di intervento di sta roba qua, no? Esatto, sì. E quindi, cioè, nel senso, noi, per dire come associazione fondiaria, se devo prendere l'esempio di quello che stavamo facendo prima, ovviamente su Stregna e potenzialmente sui comuni limitrofi, perché era questo qua il target che ci eravamo dati anche come ASFO. Se poi vengono vicino altre manifestazioni di interesse, più che volentieri. Sì, cominciare dai comuni più vicini, quelli che sono anche già presenti a questi incontri, e poi eventualmente gli Esatto, altri. E quindi esatto. definire dei target per ciascun comune, che è anche un modo più facile poi per monitorare quello che si andrà a fare, no? Sì. Concordo anche. Fai una cosa, metti tra parentesi un target su Stregna. No? Esatto, Stregna, esatto. Metti 50, non serve che scrivi. Sappiamo che quelli tra parentesi sono Stregna. No?
e poi da qualche parte andremo a parare. Sì, sì. No, in effetti concordo di creare il target a livello comunale, anche perché magari dopo sugli altri comuni andiamo ad agire dove ci sono già delle realtà, dove ci sono già delle aziende agricole, perché appunto l'idea comunque è quella di potenziare aziende strutturate, o comunque di cercare di andare a contribuire alla struttura, proprio con le aziende strutturate, no? Franco Simoncic, sì, cosa dici dei numeri? Dei numeri sono un pochettino perplesso, non è che sono tanto convinto che abbiamo tanti ettari ad Asfo di Castagneto, perché sì, i terreni che sono considerati Castagneto oggi sono effettivamente bosco. Quindi è da verificare questa roba qua. Però ci sono tante altre aree che possono essere prese in considerazione, anche aree molto belle. Può essere quella che va da Zamir a Seuza, dove la strada taglia tutta la montagna a zigzag, ed è una bella zona castagno, ed è facile anche per la lavorazione e la raccolta. Un'altra area che non abbiamo mai considerato, che è quella che penso che sia già in Asfo, ed è quella di Trejcic, che va sul Monte Cuma, che anche lì è un bel pezzo di castagneto. Sì, guarda, quella lì ce l'abbiamo già dentro. Scusami se ti interrompo, Franco. Guarda, noi 10 ettari di castagneto, frutteto, a catasto ce li abbiamo sicuramente. Sì, ma a catasto è una cosa, in realtà è un'altra. No, più o meno, perché abbiamo quelli di preserie, tra preserie e polizza, che ne abbiamo lì un 3-4. Poi ne abbiamo un 3 qua dietro Stregna. Poi ne abbiamo un paio anche su tra Trivili Inferiore e Varc. E poi ne abbiamo anche un paio sulla Trivili di Sopra per adesso. Sì, Luca, però devi tenere in considerazione che quelli lì sono stati sono stati classificati prima dell'abbattimento dei castagni per il cancro. Quindi adesso siamo in presenza di un bosco dove c'è castagno, sì, però non è castagno innestato, sono castagni selvaggi. Certo, però comunque la nostra progettualità va anche nella direzione di utilizzare quelle aree lì per nuovi innesti. Sì, perfetto. Cioè, qui, quello lì è l'obiettivo che ci poniamo, no? Cioè, io siccome di questo progetto qua ne parlo anche con tanti soci, guarda, banalmente l'ho fatto stamattina con Stefano Qualizza, e lui mi ha detto, andiamo avanti, punto. E quella è un'area importante da prendere in considerazione, perché quella lì è proprio tutta da lavorare con le macchine. E lì è un'area che potenzialmente mettiamo vicino a 5 ettari abbastanza facilmente. 5 ettari un po' dire tanto. Comunque c'è qualche ettaro di castagneto tra i suoi, quelli di Roiati e quelli della... Esatto. Che ha in gestione Michele, di sua zia. Ma io credo, posso dire, a parte le aree che dopo andremo in un secondo momento, secondo me, a individuarle, è anche vero che io penso che finora l'ASPO si sia concentrata poco in realtà su queste aree, quindi io sono convinto che se facciamo delle campagne di sensibilizzazione, comunque di raccolta delle superfici, c'è un grande interesse per il tema. No? Bastato vedere l'attività dell'ASFO in generale, come ha avuto questo exploit, voglio dire, anche adesso comunque la grazie al modo di lavorare, secondo me l'ASFO ha una certa credibilità per cui poter andare a chiedere anche a dei proprietari sorgire su investimenti tra virgolette così lunghi, no? Renato Marcon, ti ho coinvolto poco in questa roba qua, ma non ci siamo dimenticati. Secondo te l'ASFO adesso comunque, io credo che abbia un'immagine e faccia anche da, tra virgolette, possa fare da garante poi sulle superfici, no? Penso di sì, nel senso che chiaramente è una realtà che ormai è strutturata e che tutto sommato ha un po' la credibilità per poter affrontare i problemi, nel senso che ha dimostrato di averli
pian piano risolti e è arrivato anche a buoni risultati. Snocciolati. E secondo me l'ASVO può essere un ottimo anche canale e anche attraverso poi tutte le varie collaborazioni per la questione proprio della gestione del castagneto, o meglio, della gestione del castagno. Perché si sa che uno dei timori più grandi dei nostri castagnicoltori è il furto della castagna, no? E quindi questo, anche di creare delle campagne di sensibilizzazione a livello locale, ma anche verso l'esterno, sul fatto che se un castagneto è pulito, significa che c'è un contadino che lo lavora, in sinergia poi con le varie associazioni ambientaliste per la questione del paesaggio in generale, secondo me è molto importante come attività, no? Che poi in realtà ci siamo previsti. Questo secondo me è veramente una roba importante. Francesco, sì. Ho fatto una bellissima esperienza nelle Marche a raccogliere le olive. Dobbiamo coinvolgere anche gli utenti, le persone che frequentano le valli a raccogliere. È un fatto educativo, nel senso che non dobbiamo pensare, cioè dobbiamo fare in modo che questo che si veda che il castagneto è utilizzato, che è un fattore economico, no? E quindi ha raggiunto dei risultati. Certo, certo. Questo anche della sensibilizzazione prendo proprio la palla al balzo, perché secondo me anche nella questione di coinvolgere i proprietari questo sarà anche un tema fondamentale, no? Farsi da garante proprio anche la questione del furto, comunque della gestione della castagna. Quanti proprietari riusciremo a contattare sul nostro territorio? Mica, Qualizza. Intanto come target di Stregna, ma dopo, secondo me in zona Grimacco... Francesco, una cosa, scusami, no? Sì. Adesso, commentando un po' per gli indicatori, facciamo attenzione che probabilmente anche gli indicatori sono un po' tanti rispetto a quelle che sono le azioni avviate, cioè alcuni sono anche abbastanza ripetitivi, no? Sì, perché in realtà qua... Ok, quindi secondo me sì, facciamo attenzione come andiamo avanti qua. Superfici recuperate, superfici a castagneto gestite, cioè nel senso molto, molto spesso si sovrappongono, bisogna fare attenzione anche a non mettere indicatori. Cosa dici, Vana? Dico che hai ragione e vediamo, sì, certamente alla fine di questo lavoro, insomma adesso raccogliamo altre informazioni, poi faremo ulteriori sintesi. Guarda, io mi stavo guardando quello che abbiamo scritto nell'ASPO, no? Quando abbiamo fatto il piano generale, e noi ci siamo messi allora 4 ettari recuperati nel 2021 e 4 nel 2022, di cui 2 nel biotopo e 60 castagni storici catalogati e geolocalizzati all'interno delle superfici dell'ASPO. E nuove piante di castagno recuperate e gestite, una ventina nel 2022. In ettari, no? Invece, che non ricordo, che non ho il dato stimato adesso. Aree omogenee di almeno un ettaro nel 2022 8. E nel quinquennio? Nel quinquennio avevamo messo, cioè questa roba qui è abbastanza veritiera tutto sommato, sì. non sono robe, sono 26 ettari in tutto. Recuperati. Diciamo numero aree gestite nell'ASFO, invece quelle recuperate, scusami che cerco, il biotopo, castagni storici, almeno 3 ettari, omogenei, aspetta. No, qua c'è qualcosa che non funziona. Ah, un numero di piante. No, ci siamo messi nel quinquennio 100 piante recuperate. Ok. Cioè, in un ettaro quante piante ci sono? Perché alla fine da quello che capisco, anche magari per andare oltre anche sulle altre azioni, così riusciamo a verificarle, esatto. Credo che sia necessario fare un'indagine preliminare su appunto Stregna, l'abbiamo già fatta, ma anche sugli altri comuni
almeno alcune delle valli per avere un'indicazione di preliminare proprio su quelle che sono le superfici a castagneto che si possono su cui poi intervenire. Quindi sì, perché rischiamo, mi sembra di capire, cioè i numeri non sono ancora chiarissimi, quindi direi di non soffermarci più di tanto su questo, salvo che per strene, perché l'avevamo già fatto prima il lavoro. Certo, cioè, sono d'accordo. Cioè, secondo me le prospettive su strenia sono quelle che abbiamo scritto. Chiaro, quello sì. E non ci andiamo troppo lontano. Mettilo tra parentesi, quel 26, sì, così sappiamo su strenia, e poi il resto viene fuori, insomma, dalla disponibilità che riusciamo a raccogliere. Esatto. E stesso discorso per quanto riguarda i proprietari, cioè una volta che sono chiare le aree sappiamo anche più o meno quanti sono i proprietari. Credo che in questo momento sia importante capire se con queste azioni, cioè abbiamo il fatto di andare a catalogare, inventariare le superfici a castagneto, una volta che sappiamo quali sono le superfici a castagneto, contattiamo i proprietari per tutti i lavori successivi, cioè per il recupero e poi per la gestione e vedere quanti aderiscono. Ecco, forse non tanto proprietari contattati, vediamo se questo è adatto come indicatore, potrebbe essere proprietari che aderiscono, no, alle iniziative successive. Ecco, vediamo questo. Quindi magari mettiamo... Sì, questo viene dopo lo studio preliminare comunque sulla vocazione. Assolutamente, assolutamente. Beh, qua è un numero molto variabile in base alle superfici dove andremo ad agire, no? Perché ci sono superfici magari a castagneto un po' più ampie e altre invece che sono estremamente frazionate, come sappiamo bene, intorno ai paesi, no? È anche vero che vedendo un po' le mappe, le superfici a castagneto diciamo che sono un po' più interessanti che non magari gli orti o certi prati in prossimità dei paesi, e questo è un punto a nostro favore, c'è comunque una roba che ci può agevolare dopo l'operatività dell'iniziativa. Qua c'era un focus sugli interventi di miglioramento fondiario, soprattutto pensando ai nuovi impianti e alla castanicoltura moderna. Quanti impianti faremo, ancora impianti nuovi? Quanti impianti riusciremo a farli questa roba qua? Perché lì nel... Attacca il microfono, Luca, dopo. Sì, allora, nel piano dell'ASFO, che abbiamo messo nello stesso indicatore, io consiglio di confermarlo, contavamo le superfici a mezzo ettaro, ok? Ed erano 6 superfici a mezzo ettaro, quindi nei 5 anni 3 ettari. Guarda, su questa cosa qua anche ho ricevuto l'interesse di Adriano Stulin, no? Dove nell'area lì di Tarbische, che sono interessati a fare sta roba. Non è una superficie ASFO, però potenzialmente è molto interessante quella roba lì. Tra l'altro, proprio lì vicino erano già stati fatti dei progetti. Poi sì, e sono anche molto, da quello che mi dice, anche abbastanza contento dei risultati di quegli impianti. Sì. Rosario, non so se sei mai stato tu in quella zona lì, ma sicuramente andremo insieme a vedere, anche con Michele, per valutare la questione, perché sono zone con pendenze abbastanza docili. Scusate se intervengo, scusate, sì. Sempre a Tarbische ci sarebbero due proprietari che sono confinanti col nostro, Francesco, sì, e sì. Lì sarebbe da andare a chiedere, Tommaso. Capito? Luca, sarebbe Romeo Stulin. Romeo? No, Romeo. Romano, scusa. Romano aveva fatto un castagneto 20 anni fa. Romano Stulin è socio ASFO. Ecco, per dire. No? Sì, però... Il papà ha detto che firma. Certo. Ecco. E lì veramente vengono fuori, anche lì potrebbero venire fuori ettari e anche con... Cioè, lì entri col trattore. Lì sono, ti dico subito, sono 1, 2, 3, sono 4 piante di ciuffa. E altre 2, sarebbe 6, 7 piante. Boh, ma di superfici lì vai oltre all'ettaro. E se tieni pulito puoi fare... Sono superfici l'impianto. Sopra molto grandi, molto più grandi dell'ettaro, in tutto. Sicuramente. Ci sono azioni che abbiamo dimenticato? Allora, per catalogare i castagni, adesso dobbiamo aspettare il frutto. Cioè, non si può andare così.
nel bosco e dire questo il ciuffa. Quando il castagno ha il frutto, che lo riconosci il frutto, e segnalare. No, la cosa migliore in realtà è trovare il proprietario e avere intanto la certezza di cosa dice lui, ma non dal frutto, di sapere che quella pianta lì è stata innestata. Certo, ma vai col proprietario. Certo. Però Adriano, qui noi si lavora moltissimo, più che sulla pianta specifica e sulla varietà. Esatto. È un ragionamento che stiamo facendo sulle superfici adatte. Certo. E quindi l'aspetto, se vogliamo, proprio della varietà viene quasi in un secondo momento, no? Nel senso, dobbiamo capire quali sono le superfici soprattutto non troppo pendenti e dal punto di vista orografico, se vuoi, della roccia, eccetera, che siano adatte. Ed è questa qui la cosa un po' più importante. Poi vedremo di capire cosa fare con queste superfici, no? Se andare a fare, come giustamente segnalato, il recupero magari dei castagnetti storici, ovvero magari gli innesti storici, ovvero magari dedicare porzioni di queste superfici a nuovi impianti. Più o meno queste qua sono le prospettive, perché comunque sappiamo benissimo che le superfici sono tantissime, solo che non sono tutte adatte. Luca, scusa se ti interrompo, se tu fai la pulizia del vecchio castagneto, sono vecchi, automaticamente devi eliminare i vecchi e si creano spazi enormi. Certo, guarda, ero oggi dietro la chiesa. Tante volte non serve andare a cercare nuovi terreni, nuovi recuperare. Non vogliamo creare nuovi, in realtà, Tata, quello che dobbiamo fare quando intendiamo per catalogare e inventariare è proprio andare a vedere con la priorità di dove c'è già castagneto, dove era già un castagneto storico. Quindi vado a cercare le piante secolari, no? Valuto se quello e poi si valuta se è ripristinabile, magari semplicemente con la pulizia intorno alle vecchie piante, oppure se bisogna fare un nuovo impianto, creando nuovi innesti, innestando i polloni, piantando nuove piante proprio. Però attenzione. Scusa. Quello che dobbiamo catalogare noi è il terreno. Noi dobbiamo capire quel terreno lì è possibile utilizzarlo per il castagneto. Questa è la nostra priorità. Però, allora, se andiamo indietro di 50, 100 anni, c'è un motivo perché si sono creati dei castagneti per il territorio, quindi non è stato fatto i castagneti, cioè le piante di castagne sono state messe così a caso. Certo, è anche vero che è cambiato l'approccio. Cioè, il castagneto veniva utilizzato in determinate zone perché non c'era altro modo di utilizzare il territorio. Certo. E invece adesso è il contrario. Il castagneto diventa un modo di poterlo utilizzare dandogli la priorità. Faccio l'esempio, la zootecnia sugli ovi caprini nelle valli del Natisone non era diffusa. Sì, sì. Adesso, certo. Ho fatto una stima, siamo a circa 800-900 capi. Sì, nel giro di quanto? 5-10 anni, no? Quindi questi sono gli interessi. No, sto pensando, ma io credo che non ci siano. Se abbiamo dimenticato qualche azione, ma secondo me no. Perché se noi andiamo a catalogare le superfici dove andiamo ad agire, no? Se noi dopo individuiamo i proprietari e comunque li coinvolgiamo nelle nostre progettualità, se una volta che li abbiamo coinvolti facciamo gli interventi di recupero e interventi di miglioramento, andremo a ottenere questo risultato, no? Quindi riusciremo ad aumentare le superfici per poi andare a aumentare la produzione. Io credo che è molto lineare come questione, anche veritiero come indicatori, no? come target, diciamo target sono gli indicatori per quanto riguarda l'aumento della produzione. L'aumento della superficie in questo caso, quindi quello che andiamo a fare per poter aumentare le superfici. Le superfici e poi le... Quindi se qualcuno magari nota che c'è qualche mancanza, se c'è qualche cosa che bisogna assolutamente fare per aumentare la superficie che qui non è indicato, cioè non è adesso o mai più, intendiamoci. No, esatto. Cioè, sono tutti lavori comunque che questo è un'impostazione del lavoro. Poi potenzialmente per ogni azione, comunque per ogni gruppo di azioni è un progetto a sé. Ad esempio proprio questo di catalogare del recupero delle superfici è già per dire una programmazione per me che dopo
prende la sua via, no? Sì, cioè, sono delle macro azioni queste che devono essere, esatto, suddivise in modo tale da poter effettivamente iniziare il lavoro di catalogazione. Quindi sicuramente io la priorità la metterei qua, anche perché finché abbiamo i proprietari che ci sanno indicare le particelle dove sono presenti le piante e le superfici più adatte, secondo me è molto importante ad agire qua, no? Che è quello un po' l'idea che è stata... su cui si è basato il progetto, quello con cui abbiamo collaborato anche con l'ERSA, no? Dei castagneti, proprio andare a cercare questa cultura locale che se no sarebbe sparita sia per un tema di varietà che di superfici. Quindi sicuramente Luca, penso che concordi con me che il primo punto, la prima azione, appena avremo occasione, sicuramente sarà da... Ma diciamo che comunque l'aspetto del cronoprogramma lo elaboriamo dopo, certo, il target che ci vediamo, certo, qua, certo, no? Certo. Quindi lo faremo a tavolino e lo condivideremo nell'ultimo incontro, di fatto. Certo. Ok, questo per l'aumento delle superfici. Invece, una volta che abbiamo le superfici, ad adesso, se ci trovassimo anche con un sacco di ettari da poter coltivare, ci mancherebbe il materiale vegetale. No, e questo è un grossissimo problema se pensiamo a un futuro. Per adesso cosa si è fatto? Devo dire bravi e grazie, perché è stata l'ERSA che si è occupata negli ultimi 2 anni a fare questo, attraverso gli operai, ma soprattutto poi attraverso gli stessi tecnici, a fare prove di innesti. E poi so che Rosario, confermami oppure dimmi se sbaglio qualcosa, un grosso lavoro lo stanno facendo proprio in Piemonte, no? È stato coinvolto un vivaio in Piemonte che è abituato, che ha esperienza per poter lavorare sul castagno, e attraverso queste azioni si punta proprio a creare del materiale vegetale da poter dopo utilizzare, no? Dici bene, praticamente sì, abbiamo effettuato questa raccolta di marce delle varietà autoctone. Una quota l'abbiamo mandata a Torino in un vivaio specializzato per la moltiplicazione, in collaborazione ovviamente con l'Università di Torino, e una quota stiamo cercando di moltiplicarla noi. Infatti abbiamo effettuato degli innesti in vivaio, e insomma contiamo di avere del materiale nei prossimi anni, insomma, a disposizione. Quindi diciamo che in realtà su questo indicatore di quello sull'azione di eseguire attività vivaistica, sicuramente anche l'ERSA ci può dare, abbiamo già una buona base di lavoro. Sì, sì. Questa abbinata poi anche magari alla cultura locale, perché anche all'interno del gruppo ci sono diverse persone che poi possono collaborare proprio anche per esperienza, per conoscenza della pianta, no? a fare questo. Rosario, scusami se interrompo, sì. Francesco, no? Allora, abbiamo detto prima 14 varietà. Certo. No? Vogliamo mantenere queste 14 varietà, perché comunque non vogliamo perdere l'informazione. Certo. Io direi, mettiamoci tre piante produttive di marzo per varietà, almeno 4. Tu in pianta produttiva dici quelle tipo capitozzate? Sì, per esatto. Fare, okay. Perché Rosario, così faccio anche un excursus sul vecchio, l'idea per aumentare la produzione era proprio di utilizzare piante vecchie in estate, no? Capitozzarle o comunque fare delle potature ad hoc per ottenere del materiale vegetale. Hai capito, Rosario? Quindi diciamo andiamo a stimolare, al posto di fare potature per la produzione del frutto, andiamo proprio a creare materiale vegetale e renderlo anche più facile. Perché adesso abbiamo la necessità dei tree climber, sempre e comunque, praticamente. Certo. Posso intervenire? Scusate, sono Fabio. Ciao Michele, scusami, non devo... Ciao, buonasera. In realtà la questione importante che abbiamo cercato di risolvere con il discorso propagazione in vivaio riguarda la senilità del materiale che in questo momento viene raccolto e ha permesso di salvaguardare, diciamo, la genetica. Certo. Il grande problema è ottenere innesti validi che attecchiscano e buone percentuali partendo da materiale giovanile.
Quindi il grosso lavoro che è stato fatto e l'attività, diciamo, di propagazione che viene portata avanti sì, parallelamente in Piemonte e nel vivaio forestale serve a produrre piante madri da cui ottenere poi delle gemme da utilizzare per innesti che abbiano percentuali di attecchimento e sicurezza nella provenienza genetica. Quindi diciamo che... E anche salubrità del materiale stesso, cioè dobbiamo essere sicuri che il materiale che andiamo a propagare non è che non dobbiamo portare in giro né malattie né problematiche. Quindi diciamo che l'approccio che abbiamo voluto avere noi ci ha portato via un po' di tempo, ma era per avere materiale sotto forma di piante madri quasi certificate. Ma questa è una proposta, cioè secondo te Michele, se noi trovassimo delle superfici gestite veramente secondo le vostre indicazioni e con la vostra collaborazione, no? Secondo te è fattibile creare a livello locale nostro, tipo sulle superfici ASFO, perché magari sono già disponibili, una piccola superficie di piante madre, no? Di campi catalogo poi. Diciamo. Allora... necessiterebbero di una cura particolare anche dal punto di vista fitosanitario, quindi dobbiamo capire anche lì fino a che punto possiamo intervenire, no? Okay. Quindi sì, col punto di domanda legato alla gestione agronomica, perché magari individuiamo dopo anche se un'azienda è interessata alla questione, sai, può essere interessante mettere insieme una progettualità insieme, no? Sì, però torno a dirti, se tu parti da piante madri, diciamo in un contesto controllato, ti faccio l'esempio del cinipide. Il cinipide non è una questione che comunque è sotto controllo, ma non è risolta, no? Se tu posizioni un innesto proveniente da, diciamo, un'area semiboscata o boscata su una pianta, no? L'anno dopo, anche se attecchisce il germoglio, può portarsi dentro, diciamo, l'alterazione legata alla presenza del cinipide galligeno, quindi produrre già un germoglio con galle, capisci? Quindi una pianta che già in partenza ha grandissimi problemi. Quindi ci può stare, ma va studiato molto bene il contesto. Non so se un ambito... Cioè, bisogna capire le superfici in ballo e la possibilità che hai, torno a dirti, di intervenire anche eventualmente con qualche trattamento. Certo, certo. Ma secondo te che superfici sarebbero necessarie per poter andare ad agire? Cioè, per ottenere un risultato? Ma non è che servono grandi superfici? No, per no, io non dico la superficie solo di coltivazione, ma anche, diciamo, di fascia di rispetto. Cioè, nella serie, se io ho 10 ettari che gestisco io, e di questi 10 ettari in mezzo mi faccio un ettaro, è una roba sufficiente o già lì... O la scala di grandezza è 10 volte più piccola, no? O mi basta avere allora, per fare marze non serve moltissimo, non serve moltissimo. Quindi io sarei quasi più orientato nel vedere, diciamo, piante madri delocalizzate da un ambito, diciamo, produttivo, quindi in un ambito anche molto più relegato, però magari in un ambito decisamente lontano dalla parte boschiva. Proprio per una questione vivaistica, no? Sì, ci sono problematicità di diverso tipo, dal mal dell'inchiostro, la crifonettria e non per ultimo il cinipide, no? Piante di obbiacco, da cui noi abbiamo prelevato piante storiche, con bellissimi getti potate correttamente, marze bellissime, praticamente avremo una pianta su 100 che non ha la galla, dal punto di vista, sì, in vivaio. Quindi capisci che avere queste gemme, essere sicuri, non so, di portarsele via da un ambito dove c'è una protezione dell'insetto, sì, fa un po' la differenza. Quindi sì, probabilmente questa attività vivaistica io tenderei un po' a scollegarla, se posso. Cioè la porterei fuori dal contesto. La manterrei per un discorso di conservazione genetica, ma se vuoi avere la pianta madre vale la pena dislocarla lontano dalla produzione. Sì, io la soprattutto per il contesto di un nuovo impianto che puoi andare a fare in un ambito magari, sai, un po' nella zona un po' più aperta, più dove hai la possibilità magari anche di controllarlo con qualche rete antinsetto. Mm-hmm.
Allora, questo lo lasciamo in sospeso e magari ci ragioniamo. E invece, proprio per la tua esperienza, Michele, di nuovi innesti. Allora, guarda. Se ci mettiamo sotto in 5 anni, quanti nuovi innesti riusciamo a fare? Guarda, dipende da diversi aspetti. Noi ci abbiamo messo più di un anno e mezzo per capire alcune dinamiche e governarle legate all'epoca di innesto e a alcune altre problematiche, proprio di portarsi dietro anche delle malattie con l'innesto stesso. Il materiale di partenza è determinante, insisto, 2 anni fa non avevamo minimamente gli attecchimenti che abbiamo avuto l'anno scorso, perché le piante da cui abbiamo raccolto non erano state potate, non avevano emesso marze interessanti, vigorose, dritte, e quindi gli attecchimenti erano ridicoli. Dall'anno scorso abbiamo delle percentuali nettamente diverse. Anche il piede, cioè la pianta che tu vai a ceduare perché produca il pollone, piuttosto che il selvaggione su cui vuoi innestare, come dimensioni sono molto importanti. È fondamentale la cura della pianta. Tieni conto che anche noi abbiamo innestato, ma se avessimo potuto avere un controllo migliore su selvatici tramite reti, se avessimo potuto, diciamo, intervenire poiché, diciamo, già sul posto, già più facilmente avessimo potuto raggiungere molto più spesso le località, eventualmente trattarle con dei prodotti specifici, anche rameici, avremmo avuto dei risultati, siamo convinti, addirittura doppi, nel momento in cui abbiamo avuto attecchimenti. Quindi c'è da curare molto, se non è che puoi farlo e poi te lo dimentichi, c'è da curare molto l'aspetto post-innesto, no? Quindi io penso che c'entra molto il tempismo, c'entra molto il materiale di partenza e c'entra molto soprattutto la cura, perché noi per primi, ti garantisco, ma lo sai, l'hai visto anche tu, avremmo potuto avere risultati nettamente superiori se avessimo posto alcune attenzioni che per motivi logistici non abbiamo potuto. Beh, ma se però la vostra attività appunto è collegata dopo e abbiamo anche delle aziende formate, ad esempio, o comunque chi gestisce il terreno è anche qualcuno di formato che può intervenire nel caso in cui tu non possa esserci, posso secondo dire, me posso migliora dire. Di molto, no, la questione, cioè il fatto. Guarda, che quanto avete corso, perché no, ma sono d'accordo con te, no? Però secondo me non è tanto la cura magari nel farlo l'innesto, che può essere qualcuno di specializzato, quanto la cura post innesto, cioè la cura veramente nel gestire le fasi successive, nel tenere pulito, nel tenere controllato, nel tenere la vegetazione sotto controllo, a tenere spennellato se serve con certi prodotti. Ecco, questa cosa qui secondo me diventa determinante, più che l'innesto stesso. E mettiamo conto noi di avere comunque persone formate che possano farlo, no? E anche grazie al vostro comunque intervento. Quanti innesti riusciremo a tirare fuori 200 innesti all'anno? Ma sicuro, cioè, almeno, insisto, no? 200 innesti sono niente. L'attecchimento, se vuoi che sia molto alto, è la cura successiva. Quanti dobbiamo fare secondo te per essere, metti conto che superfici adatte ce l'abbiamo, 500 innesti all'anno? Sì, dai. Però se suggerisco, scusate, ragionate sulle superfici che abbiamo scritto sopra. No, noi si parlava di quanti ettari? Tu hai 26 ettari, 26. Tu hai 10. Un sesto di impianto ottimale che è 10x10, no? Quindi prevedi di avere, diciamo, di poter andare a scegliere ogni 10 metri, no? 10x10 una ceppaia, no? La ceppaia deve, secondo me, avere almeno 4 innesti, 2, diciamo, di varietà più precoci, 2 più tardive, metti conto che attecchisca anche la metà, tu comunque hai la possibilità di aver recuperato completamente, rimpiazzato la fallanza. Quindi io ragionerei su 4 innesti per ceppaia, su 100 pianta ettaro. 100 pianta ettaro su 26 sono 2006. Quelli sono i numeri, no? Se vuoi ripristinare tutto. Poi bisogna vedere se gli spazi. Un'altra cosa importante è che se non ci sono nei punti dove cadono i metri,
e le acciaie, e lì devi gioco forza andare a posizionare una pianta nuova in estate. Comunque quindi, mi sembra, cioè, permettetemi, un innesto, cioè un acciaio ogni 10 metri mi sembra, diciamo, quello è l'ideale. Questo è l'ideale. Sì, però è veritiera, l'abbiamo constatato. Se vuoi fare produzione, poi se vuoi fare altre cose, va bene anche altre vanno bene. Però, anche altre ceste. Michele, da Giovanni, tipo, più facendo la stima e guardando, ogni il sesto con delle vecchie piante, magari era 12, non era 10, però come lunghezza più o meno è. Tieni conto che ce ne sono alcune che sono a 8. Certo, quindi diciamo la media è 10. No? Assolutamente. Beh, allora, e poi dicevi appunto la questione delle nuove recinzioni. Assolutamente. E le nuove piante, scusami. Sì, quindi sì. La gestione dell'innesto con tutta la protezione dagli ungulati e dai selvatici, no? E la gestione dell'innesto stesso, che richiede un po' di attenzione pratica. E poi dove non c'è la possibilità di intervenire con nuovi innesti, perché non è l'unica strada da perseguire, c'è la possibilità di utilizzare materiale certificato, sicuro, di origine sicura dal punto di vista genetico, perché tu vuoi mantenere le tue varietà, quindi c'è da fare anche una scelta di quel tipo. Sì, quindi già materiale... Francesca, mettilo sulle azioni questa cosa qua. Sì, sì. No, aggiungi una riga, aggiungi una nuova azione, quella roba lì. Ok, qua i numeri più o meno sono simili, perché 10 per 10 è così, allora metti realizzare nuovi innesti su porta innesti esistenti, no? Sì. Su porta innesti da ceppaia, se no da porta innesti da vivaio. No, secondo me, allora, anche lì si complica ulteriormente. Sì. Secondo me è meglio addirittura portarsi già la pianta innestata dal vivaio. Perché sennò dovresti posizionarti, il porta innesto si attiva e poi innestartelo una... Sì, certo. Sì, no, una parte sicuramente, però, Michele, noi dovremo andare ad agire anche col fatto dei recuperi proprio sui polloni, no? Assolutamente. Ma perché lì è un impianto... hai un apparato radicale già formato e quindi è molto più possibilità di attecchimento rispetto a posizionare una pianta con un pane di terra minuto, che in un ambito dovresti praticamente stargli dietro con l'irrigazione moltissimo altrimenti, no? Cosa dicevo? Superfici interessate e superfici recuperate. Qua sono 3 ettari, 20, 30 ettari circa. E noi pensiamo di riuscire a recintare eventualmente, se dobbiamo recuperarli, 30 ettari, Luca o Franco? No, bisogna lavorare sui nuovi innesti. Ci concentriamo lì, quindi in realtà... Sì, metti lascialo giallo, un indicatore che non serve quello lì, perché diciamo che tu quando vai a fare nuovi innesti, no quello, i nuovi innesti li lasci. Anche questo. Nuove recinzioni, non è che recinti tutta la proprietà, no? Certo. Soprattutto sull'innesto sul porta innesta locale, lì vai a mettere le reti intorno a dove vai a fare l'attività. Allora, 1000 innesti in realtà sono 250 piante. Se abbiamo detto che facciamo 4 innesti per pianta, per avere metti che ti vadano 8 metri di recinto, forse meno. Allora, sì, io non pensavo solo. Sì, tu pensavi la questione singola. No. 2x2x2 ad occhio. No. Michele, come sta sì. Rosario, come è stato rincintato gli innesti su con la rete arancione? Beh sì, sono un 2x2 forse. Sì, sono sì, più o meno, dipende da quanto è grande comunque la ceppaia, insomma. Sì, più o meno 2 metri per 2 metri, ma dipende dalle grandezze. Sì, diciamo che 10 metri quadri a ceppaia, però è veritiero come... Sì, sì, anche meno forse. Sì. Anche così meno. Quello abbiamo detto che è fondamentale il trattamento, no? Una roba che diventerà fondamentale in avanti è proprio invece quella della formazione, no? Quindi è stato riscontrato da voi dell'ERSA
sicuramente ne siete stati testimoni, della mancanza come dire, di conoscenza tecnica proprio sulla castanicoltura, no? Quindi uno degli obiettivi nostri è organizzare in questi 5 anni, quello che ti avevo accennato al telefono, Rosario, no? Di organizzare delle attività di formazione. E poi con che strumento lo si deciderà, secondo me, a posteriori, ma riusciremo a organizzare almeno un corso all'anno. Cosa dite? È veritiera come... Mi sentite? Sì. Sì, ti dicevo... se avessimo avuto la possibilità l'anno scorso, avremmo già iniziato adesso col centro di castanicoltura di Chiusa Pesio a fare delle attività divulgative, no? E addirittura l'avremmo fatta nei ripristini. Quindi in realtà il nostro obiettivo è fare divulgazione. Assolutamente. Ma sicuramente. Ma non divulgazione fine a se stessa, ma divulgazione addirittura se ci pensi, uno degli obiettivi era portare dei castanicoltori in Piemonte. Esatto. A visitare le realtà che ci sono là. Quindi si tratta, ma è un problema che è comune, si tratta di individuare quali che sono le tecniche agronomiche migliori e poi andare a fare anche da parte nostra un po' di assistenza tecnica, che è una delle nostre mission che abbiamo in ERSA. Quindi è uno degli obiettivi e speriamo quest'anno già di cominciare a farlo. Quindi io penso che organizzando degli incontri specifici, come è già stato fatto negli anni passati, no? Dove andiamo a divulgare determinate tematiche, o tramite queste visite in campo o legate proprio a attività di ripristino, si possa assolutamente divulgare le corrette modalità di gestione. Assolutamente, e lì concordiamo tutti nel dire che comunque ovviamente l'ERSA per noi diventa uno degli enti di centrali in questa attività qua, no? Cioè, come abbiamo parlato più volte al telefono di te, Michele, no? In questa roba qua sicuramente il vostro ruolo, uno, per spiegare cosa è stato fatto fino adesso, no? Due, per capire dove migliorare ancora, magari appoggiandoci dopo a figure esterne come anche appunto il ruolo del Piemonte per noi può essere molto utile, quindi coinvolgendo anche magari vivaisti direttamente, no? Per andare a spiegare come si possono migliorare, per andare a studiare il tutto. E qua è uno degli indicatori che avevamo indicato, il gioco di parole, che avevamo inserito, era proprio anche degli accordi stipulati, perché adesso ci sono già comunque varie progettualità. Nel caso dell'ASPO punteremo a farne 2. Luca? Sai, dipende dalle progettualità in realtà. Nel senso, se io penso a livello di Stregna, sarebbe opportuno farne 2 a Stregna, sì. No? Perché diciamo che è un po' la quasi ogniana memoria che mi dice che se ne hai 2, uno ti muore. Se ne hai 1 ti muore. No? E quindi io metterei 2 a Stregna e poi bisogna capire fuori. Metti tra parentesi 2. Non so perché mi mette... Due, anche perché quello che io vedo, ripeto, ma il mio coinvolgimento è limitato. Uno, appunto, con l'ERSA per organizzare assieme, come diceva lei prima, Francesco, l'attività di formazione, e almeno quindi con l'ERSA e con il CAL per altre attività di formazione che può essere svolta in maniera congiunta con loro. Poi, insomma, se riusciranno a stipulare più accordi, ben vengano. Certo, certo. Ok. Questo dell'aumento delle aziende agricole, un tema molto trasversale, no? Io credo che con l'attività di formazione e sensibilizzazione in generale, comunque anche per quello che abbiamo detto dopo, già riusciremo a contribuire per ottenere questo risultato. Non so se andiamo a analizzare
partecipanti di attività di formazione. Secondo me qua ne abbiamo un po'. Si tratta di fare un'ipotesi. Quante aziende, secondo te, che, o secondo quel diretto, secondo chi che sia, sono potenzialmente interessate a fare sta roba? Almeno 5 le si trova. Bene, metti 5. Scriviamo almeno 5. Almeno 5, io sono sicuro. Sono nei tavoli, ne abbiamo coinvolte 5, quindi presumo che in realtà... Oh, allora metti 8, dai. Anche, sì. Sì, sì. Come partita IVA in generale, sì. Questo è un bel... Sulle 26 ettari che recuperiamo dell'ASFO, li gestiremo tutti con un'attrezzatura anche condivise? Le pecore sono attrezzature condivise? Beh, se l'azienda zootecnica crea un piano di gestione con gli altri, per me sì. No? Insomma, io credo che qualcosa si possa fare, nel senso, lascia perdere questo indicatore qua, dai, non è importante. No, lo vediamo dopo, secondo me. Sì, come target anche sì, questo. È più importante adesso capire se con questa azione, con queste iniziative, riusciamo ad andare a ottenere il risultato che che abbiamo indicato. Io secondo me sì, perché appunto, una volta che c'è l'attrezzatura, comunque l'esigenza è emersa anche dell'azienda, esatto. Proprio dicendo che c'è la difficoltà di trovare attrezzature, comunque di ammortizzarle. Passiamo all'obiettivo specifico sul frutto castagna e i suoi trasformati. Marco Donadel, le castagne che fai, tu le dai a qualcuno anche per far farine o robe varie? No, allora io tutto quello che vendo lo vendo fresco, però lo vendo anche a una gelateria che lo trasforma fra il gelato, che è molto rinomato e va via veramente bene. E usi sempre varietà, comunque quello, cioè non c'è una differenza tra il prodotto fresco e il prodotto castagna che tu vendi? Cioè, per dire, non è che hai due varietà diverse, una che dedichi a loro e una che usi per il prodotto fresco, sì? No, vendo tutto assieme. Ok. E ho provato invece a fornire le castagne degli ibridi l'anno scorso, sempre a questo gelataio, e mi ha detto che proprio non è riuscito a farci niente. Cioè, ha fatto il gelato, però l'ha accettato perché gliel'ho portate molto in anticipo rispetto alle altre, 2 settimane prima, però ha detto che proprio non gli interessa per niente. Che come prodotto non era interessante. Diciamo. Proprio scadente, non è dolce. E poi dura pochissimo, cioè nell'arco di una settimana erano già tutte marce e erano principalmente bus di battizzacchi. Ma questo secondo te è per anche una questione di conservazione o proprio per un fattore varietale? Ma diciamo che il Pneumoniopsis, che è arrivato qualche anno fa, colpisce praticamente la gran parte delle bus di battizzacchi. Ma veramente le colpisce in malo modo, proprio non durano più nulla. E mi sembra che proprio l'anno scorso, 2 anni fa, c'era stata proprio una crisi a livello nazionale, sì. Proprio per uno dei fattori più importanti era stato questo, no? Caterina, visto che riguarda la ristorazione, no? E per poter utilizzare di più il prodotto fresco o il prodotto castagno, ma soprattutto non solo come prodotto fresco, l'idea come azione è di organizzare comunque attività di formazione, no, quello era questo è già dopo, e di utilizzare appunto il prodotto non solo come prodotto fresco, ma anche altri trasformati, ad esempio, no? In produzione di farina, secondo te quanto utilizziamo di farina nelle valli? Ma direi molto poco, cioè nel senso per il momento poca, perché come si diceva l'altra volta, i piatti, diciamo così, che vengono proposti più frequentemente sono delle zuppe, delle minestre, quindi comunque all'interno, cioè per fare la minestra, la farina viene utilizzata per addensare, ma utilizzi anche il frutto, che sia, cioè chi lo usa come consumo
come consumo alla fine, cosa si parla? Qualche chilo per ristorante all'anno? Penso che queste siano l'ordine di grandezza, no? Sì, diciamo, allora io che la uso principalmente per fare tagliatelle, quindi pasta fresca e la minestra, che però comunque diciamo per noi nel menù di solito è un assaggio, no? Non è una porzione, non è una minestra, anche perché ci si stufa a mangiare un piatto intero di minestra grande, no? E quindi alla fine noi proponiamo un assaggio, una ciotola. Diciamo che io in autunno, cioè nella stagione autunnale, utilizzo circa 5 kg di farina di castagne, okay. Perché comunque non la usi sola, la devi spezzare per certe preparazioni e quindi sì. Sergio. È chiaro che moltiplicato per tutti gli altri operatori, certo. O comunque diciamo diventerebbe interessante quello che si diceva, poter trovare la maniera di raccogliere magari delle idee, degli spunti da altre realtà che invece usano questi prodotti perché ce li hanno a disposizione, no? Anche senza dover cercare in giro per il mondo, e magari certo, riescono certo. Comunque a sfruttarle di più e in modo diverso. Insomma, in realtà sono comunque tante le cose che si possono fare, no? È una farina che può essere utilizzata dall'antipasto fino al dolce, non è così. Magari noi ne facciamo un uso limitato proprio perché ci troviamo comunque ad acquistare un prodotto che è esterno al nostro territorio. Se l'avessimo magari come prodotto invece, no? Locale. Locale, esatto, sicuramente ci si stimola di più anche, come dire, a trovare degli utilizzi diversi, no? Ma Caterina, una domanda, scusami Caterina, la prospettiva, cioè nel senso, se adesso usi 5 kg, no? Metti che con un po' di azione di valorizzazione magari cresce l'interesse in questo piatto, supponi, se vogliamo, che ci si inventa un paio di altri prodotti, ok? Lasciamo perdere la vendita diretta magari di farina, che quello lì è un altro discorso, perché bisogna valutare anche quello. Certo. Qui stiamo parlando solamente di ristorazione, no? Da qui a 5 anni, quanta farina credi che ti possa servire all'anno? Cioè, passeremo da 5 a 10 kg? Assolutamente sì. Quindi adesso, Francesco, non fare la media regime. Io direi no, 8 kg all'anno, no? Per 10 ristoratori. Esatto. 80-100 kg, un quintale. Ma sì. Volevo chiedere, Sergio del Mulino Pussini, ci sei? Senti? Ci senti? Ci sei ancora? Sì, eccomi. Secondo te, ciao, visto che voi avete già iniziato a fare comunque delle prove, secondo te a regime in un anno, cioè l'anno prossimo, tu potenzialmente, quanta farina di castagne potresti produrre? Quella che mi forniscono. Cioè, se mi forniscono castagne, io riesco a produrre... Cioè, il tuo unico fattore limitante, diciamo, è il numero dei chili di castagne? Esatto, la qualità ovviamente della castagna. Ok, però è veritiero che riusciamo, magari mettendoci, studiando un po', a produrre un quintale di farina? Cioè non è un numero spropositato? No, anzi. Allora ci mettiamo come primo obiettivo, diciamo, magari il primo anno, di fare almeno 100 kg, che potrebbe essere una roba molto interessante. Metti l'indicatore all'anno, 100 kg all'anno. È chiaro che poi la ristorazione in questo caso diventa anche veicolo verso i privati, no? Nel senso, assolutamente. Per... Cate, ma se abbiamo 100 kg di farina all'anno, ci inventiamo qualche altro prodotto? Ma sì, credo di sì. Cioè, immagino che non sia così difficile. Potrebbe essere un lavoro che possiamo proporre, diciamo così, anche all'interno dell'associazione Invito a Pranzo, sia all'interno dell'associazione, sia magari cercando uno spunto fuori, in altri territori. Insomma, potrebbe essere un qualcosa, certo. su cui lavorare. Insomma. Scusate un momento, scusate, quello della farina di castagne, sul Matajura Masseris fanno la gubana con le castagne. Certo. Ma quello l'abbiamo già detto, ma quello era già emerso. Oltre a quello, però, riusciamo a fare almeno tipo altri 2-3 prodotti per stimolare l'utilizzo della castagna? Perché se no è molto concentrato. Anche perché ci dicevano l'utilizzo della castagna nella gubana riduce di molto la conservabilità del dolce. Sì.
Francesco. Scusa Francesco, non dobbiamo pensare soltanto all'utilizzo dei 4 ristoranti nelle valli, perché purtroppo noi siamo molto attaccati alla stagionalità del prodotto, quindi l'utilizzo è molto ristretto. Devi pensare un pochettino più in fuori, cioè più in grande, cioè il mulino non può produrre 100 kg di castagne, 100 kg di farina e basta. Il mulino deve lavorare anche per un mercato che esce da quello che sono le valli della stagione. Certo. E noi abbiamo, fino adesso utilizziamo la castagna fresca perché la utilizziamo soltanto in quel periodo lì, non è che la utilizziamo durante l'arco dell'anno. Ma quindi alziamo? Facciamo quando? Sì, ma devi andare anche a vedere quello che è un po' l'utilizzo che viene fatto al di fuori dalle valli della Tisone, perché ci sono realtà che utilizzano la farina di castagne tutto l'anno. Non ma è che ho fatto una stima di produzioni, c'è la fine, abbiamo, secondo me, come valli della Tisone, un attimo che ha... Francesco, scusami. Sì. Allora, sia gelaterie... che avevano fatto richiesta per la farina di castagne per poter fare il gelato, sia pasticcerie, cioè lì il mercato è ampio, non stiamo parlando solo come addensante a livello di ristorazione. Assolutamente. Ma ci sono infiniti. Assolutamente. Poi comunque sapori che avrà le celle per anche la frigoconservazione permetterà di mantenere il prodotto per una... sì, per un arco di tempo molto più lungo. Sì, sì. Francesco, mi sono dimenticato di dire, scusami, velocemente, sì, che uno dei ristoranti a cui vendo il mio prodotto lo utilizza in due modi. Uno per fare gnocchi, quindi le fanno bollire e poi praticamente le trattano come le patate. Sì. E l'altro è che fanno la composta, praticamente la crema di castagne, sì, sì, che usano per i dolci e va via veramente... Sì. Benissimo, mi chiedono se dei 10-15 kg a settimana, solo quel ristorante lì. Ecco. No, molto interessante. Ma forse a questo punto, più che altro che sul numero di prodotti, cercare di mettere un indicatore sul numero di magari di aziende che fanno trasformati da coinvolgere. Esatto. Sì. No? Sì. E quindi, diciamo, oltre a quei 10 nelle valli, se ne puoi immaginare 50, no? Forse. Ma riusciamo come prodotto? Riusciamo come prodotto? Sì, comunque i chilogrammi che ti vanno in farina sono molto pochi. Cioè, nel senso, un'azienda, ti ha detto la Caterina, a Caterina le bastano 10 kg all'anno. Sì. Bisogna vedere quanto tiri fuori da un chilo di castagna, no? Quello lì lo vedremo. Il problema però è sempre quello, ok, abbiamo magari la quantità ma dobbiamo avere anche la qualità e quindi qua, tornando un pelo indietro, secondo me risulta fondamentale andare a fare attività di sensibilizzazione ma soprattutto di formazione proprio per la gestione del frutto, quindi dalla raccolta alla poi la pulizia, la selezione e la conservazione, no? E, anche lì era uno... credo che ricada alla fine dentro a quello dei corsi di formazione, no? In generale, poi magari ad hoc. Anche qua riusciremo a coinvolgere almeno 10-15 persone all'anno, no? Credo io che se organizziamo una volta all'anno un corso o delle visite proprio sulla conservazione, sulla pulizia, sulla selezione. Dai. Quello che io vedo, Francesco, qui è che gli stessi o castanicoltori già effettivi o agricoltori che vogliono diversificare verso la castanicoltura partecipino a tutte le attività di formazione, quindi più o meno sono sempre le stesse persone sono che andremo a individuare quante potrebbero essere. Almeno questo è quello che mi aspetto io, perché a questo punto ti interessi a tutta la filiera, ti interessi almeno a livello di formazione. Sì, non per forza in realtà, perché ad esempio io penso che il gubanificio potrebbe essere più interessato alla questione della selezione e della conservazione, no? Che non magari a quello della coltivazione. Quindi magari e avendo qua più attività artigianali, così magari a Sergio, non so,
magari gli interessa anche quello, ma come attività penso che sia più proiettata una parte di trasformazione e conservazione che non a tutto il ciclo magari, no? Quindi per quello io farei un po' di differenza tra le due, ma quello lì non è un problema. Un'altra roba che secondo me è fondamentale, e mio papà qua spinge ogni anno per l'occasione del Burnia, che è il fatto che, che pochi sanno riconoscere le nostre varietà, come si è detto prima, no? Quindi creare, organizzare degli eventi o comunque anche qui dei corsi, delle occasioni per andare a conoscere il nostro prodotto, proprio anche la morfologia della castagna, le forme, gli utilizzi e tutto quanto. E io credo che qua possiamo molto puntare a numeri molto più grandi, cioè a raddoppiarli. Scusa se intervengo, però questo fatto qua bisogna farlo in fretta, anzi questo autunno recuperare. Ma quello del cronoprogramma non è un problema, papà. No, è un problema, è un problema di persone, perché sono gli anziani, sì, che riconoscono. Pensi di tirare le cuoia entro l'anno? Scusate la franchezza, sì, no, visto che tu le riconosci. Guarda, purtroppo sono pochi anziani che riconoscono più le castagne, quindi è una cosa che bisogna fare. Ma la domanda è, ti ritieni un anziano? Chi? Tu? No, non io. Cioè nel senso, la tua generazione, io adesso conosco alcune qualità, non tutte quelle che ci sono, tipo la mamma della Liliana è una di quelle, lei conosce tutte le qualità, come era Livio. No, cioè, quello è vero, ma sul cronoprogramma, ecco. Bisogna stare attenti, non andare troppo in là, se puntiamo. Ma non è la questione, adesso non dobbiamo discutere del cronoprogramma. No, ma voglio dirti, c'è l'idea. Ma lo sappiamo. Prima raccolta è riuscire a fare questa. Lo sappiamo. Riusciremo a coinvolgere 50 persone all'anno? Io penso di sì. Per me sì, anche il doppio. Ma almeno il primo anno magari 50. Secondo me tranquillamente il doppio. Sulla questione delle varietà, se raggiungiamo a tutto il livello delle valli, anzi tranquillamente così. Anche qua. Sì. No, Francesco, sono tanti. Oh. Con tutte le valli della Tisone, se tu organizzi un 4 eventi all'anno, vuoi non tirare fuori 30 persone a evento? Sì. Amedeo? Su tutte le valli 50 vetture. Cioè, cavolo, siamo noi in 20. 10 di noi lo faranno, no? Sì, ma non c'è. Conoscono tutte le varietà, devono avere già una certezza. Cioè, la nostra generazione non conosce tutte le varietà. Metti l'indicatore all'anno, e ne all'anno. E secondo te in un anno non riusciamo, in 3, 4 eventi non riusciamo a raccogliere 100 persone? Secondo me sì. Cosa ne dite gli altri? Mica, Renato. Le coinvolgiamo 100? Mica devono essere per forza solo persone locali, eh? Ecco, questo è interessante. In realtà, perché se io abbino la questione del conoscere le varietà locali, insieme anche alla sensibilizzazione della questione della gestione del castagnetto, no? Di entrare chiedendo permesso, secondo me può essere una roba molto interessante. E 100 mi sembra anche poco, in realtà. Scusate. Al di là del numero, importante è farlo, che siano 20, sì, che siano 50, è importante fare questa mossa qua. No, a noi adesso ci interessa trovare. Sì, ma non devi pensare adesso. No, invece dipende come ti muovi. Dipende come ti muovi. No, se la gente in questo momento noi dobbiamo trovare fuori i numeri. In questo momento noi dobbiamo tirare fuori i numeri, fa parte della metodologia, è una questione puramente di metodo, ti do ragione, però noi abbiamo iniziato a fare questo lavoro seguendo una metodologia e dobbiamo seguire una metodologia anche perché dopo, l'anno prossimo, noi dobbiamo andare a verificare le attività che abbiamo fatto e dire l'obiettivo che ci siamo posti è più alto o più basso di quello che possiamo fare? Per quello è importante crearsi anche dei target. Anche per capire se hai un'idea. Io dico che 100 persone le coinvolgo.
Ok, io direi che insomma c'è stato un po' di dibattito, però insomma abbiamo, non è un numero scritto sulla pietra e esatto, da qui non possiamo più cambiarlo. Quindi ci diamo un target che potrebbe essere verosimilmente quello di 100, fra un anno andiamo a vedere se questo target è stato rispettato o meno. Esatto. Se sì, bene, se no lo modifichiamo. Quindi sì. Invece dall'altra parte, papà, ti chiedo, riusciremo a organizzare di valorizzare ad esempio in almeno due, tre castagneti la questione della conservazione con le ricciaie, anche proprio per divulgazione, magari anche abbinata alla questione dei corsi delle varietà locali, cioè ti insegno a riconoscere le varietà, ma ti insegno anche a utilizzare la tecnica. Secondo voi riusciamo a creare, magari anche negli altri comuni, che può essere appunto Grimacco, anche in occasione lì del castagno gigante, o negli vari eventi, almeno, io dico appunto, 2-3 ricciaie, e spiegare il loro funzionamento. Però per fare le ricciaie devi batterle, i ricci, non puoi... Sì, certo, ma... Ci prendiamo l'impegno di farne due. Scusate, posso intervenire? Certo. Francesco. Ciao Bruna. Ciao, scusate. Voi adesso non so, tuo papà dice che bisogna batterli per fare le ricciaie, ma noi la ricciaia la facciamo senza battere. Raccogliamo i grani, diciamo, e poi i ricci che rimangono chiusi li portiamo a casa e facciamo la ricciaia. Sì, non so adesso se voi siete abituati... Allora, perché la castagna si conservi deve essere nel riccio, chiusa. Esatto. Se la castagna, se il riccio, però noi no. Sì, scusa. Se il riccio è maturo, che cade giù, la castagna è quasi pronta, cioè deve solo aprirsi. Invece, per la manutenzione della castagna, il riccio deve essere, diciamo, ancora verde. Allora, io negli anni, tanti anni fa battevano per portare a casa anche per velocizzare il lavoro, perché tutta la raccolta a mano è. Però noi negli anni abbiamo sempre fatto la ricciaia e non abbiamo, cioè utilizzando i ricci sì che cadono, che comunque non sono portati a giusta maturazione e quindi li caricavamo e raccoglievamo tutto, soltanto che i ricci rimanevano nella ricciaia. Quindi sì, non è che per forza devi... Comunque già quella è una selezione naturale. Sì, oh. Voi no. Riusciremo attraverso i vari eventi, anche attraverso voi, aziende, ma anche, diciamo, custodi della cultura locale, a fare almeno, a far vedere due volte in un anno? Si potrebbe fare, una bella idea. No? Due volte in un anno la gestione della ricciaia, magari appunto una volta dalla Bruna, una volta da un'altra parte, una volta lo facciamo a Pulfero, una volta la facciamo a San Leonardo, ma io credo che non si fa attualmente, fate questa dimostrazione, questa attività, oppure no attualmente? La dimostrazione no, in realtà c'è chi lo fa per prassi normale, cioè appunto sarebbe da valorizzare da il momento, no? C'è qualcuno che lo fa comunque. Riusciamo a organizzare almeno due eventi per questo, no? Ok, e qui è collegato, io spero che qua ci sono già, riusciremo a creare ancora un itinerario ad hoc sul castagno? Luca? Ma secondo me sì, nel momento in cui dovessero partire degli interventi di recupero su delle superfici, magari non itinerari troppo lunghi, come quelli piccolini che sono, potrebbe essere una cosa che funziona. No? Diciamo, percorsi tematici creati, più che creati anche a fianco a quelli esistenti, no? Quindi diciamo percorsi tematici, metti percorsi tematici valorizzati, no? E metti due, almeno a Stregna, io parlo per Stregna, che conosco. Certo. E se si volesse farlo anche fuori, credo che potrebbe essere interessante, no? Mi viene in mente qua, tipo a Grimacco, che hanno già il castagno, piuttosto che secondo me Pulfero. Esatto.
pensando a quello che c'è già, secondo me riusciamo anche a farne un 5. Sì, potrebbe essere. Mettendolo in collegamento. Senso, obiettivamente. Sì. Mettendo in collegamento anche le varie realtà, no? Certo. Uno Seuza, no? Uno qui da noi che c'è già. Non dico uno per comune, ma quasi. Certo. Bene, quello sulle nuove filiere in realtà... Credo che sia un risultato molto grande, che non so se nel corso dei 5 anni riusciremo. Almeno una per... Quindi facciamo dei corsi, no? Vengono organizzati dei corsi per far conoscere quali altre opportunità ci sono, oltre alla castagna come frutto tal quale, piuttosto che trasformato. Organizziamo dei corsi con l'intenzione che poi almeno una di queste filiere, che ne so, quella del tannino, mi invento una, no? Ma almeno una di queste filiere sia attivata da qui a 5 anni. Quella del prodotto della pacciamatura è realistica, non ci vuole, da quello che ho capito, non ci vuole una tecnologia particolarmente sofisticata, no? Forse una cosa che si può aggiungere, perché no, una rete d'impresa, no? Se vogliamo, proprio orientata sul castagno. Sì. Anche. E però io lo metterei più che sulla sensibilizzazione, in realtà. Sì. Sulle aziende strutturate. Perché è un modo di strutturare le aziende, questo. No? Diciamo che fino adesso sappiamo, purtroppo, che le reti d'impresa sono servite tanto per il PSR, no? Però ci sono anche belli esempi proprio di bella gestione e comunque di reti di imprese, sì. Almeno anche qui una. Esatto, una. Almeno una. Sì. Bene, allora diciamo che, facendo un breve riepilogo, sulla parte della produzione abbiamo detto, sulla parte dell'aumento della propagazione, se noi andiamo a eseguire attività vivaistica, comunque produrre materiale, se noi facciamo almeno 1000 innesti o utilizziamo delle piante da vivaio, e qui bisognerà vedere in base alle superfici in realtà, anche questo lo metterei in giallo. E se poi proteggiamo i nuovi innesti, anche attraverso l'attività di formazione delle aziende stesse, andremo ad aumentare la propagazione delle piante, e con questo ci permetterà ad incrementare le superfici, diciamo, e la produzione di castagne. Questo sicuramente è unito alla questione della formazione sulle aziende locali, comunque sui castagnicoltori locali, che parteciperanno, e in base agli accordi che riusciremo a instaurare. Sulla questione di strutturare le aziende, sicuramente tutte queste attività di sensibilizzazione, ma secondo me soprattutto quella di formazione che potremo creare, organizzare, aiuterà molto, anche perché il tema è molto sentito anche da parte delle varie aziende sui vari settori. E questo è una mano, abbiamo bisogno delle aziende strutturate, come abbiamo detto, no? Gli interventi secondo me devono essere molto finalizzati soprattutto verso le aziende, oltre che alla questione della valorizzazione anche paesaggistica, però la base deve essere economica per me. Ci deve essere una realtà economica dietro al tutto, no? Sulla questione invece della trasformazione, se noi andiamo ad agire sulla formazione, sulla pulizia, sulla selezione, sulla conservazione, quindi organizzando degli eventi, dei corsi, andando a organizzare dei corsi sul riconoscimento delle varietà locali, andando a sensibilizzare, a creare anche qui eventi per conoscere l'utilizzo delle tecniche tradizionali come quello della ricciaia, magari ci sono anche altre tecniche che non abbiamo previsto. Questo è un tema forte sensibilizzazione che noi già facciamo, sensibilizzando il consumatore, comunque l'utilizzatore, che non per forza la castagna grande, come ci ha detto Marco, è per forza la più buona, no?
anche perché per questo saremmo molto penalizzati. E anche qui organizzando attività poi di formazione, di sensibilizzazione con gli acquirenti e andando a produrre prodotto trasformato, sicuramente riusciremo a valorizzare il prodotto castagna fresco, che per adesso è già abbastanza, ma soprattutto incentivare magari la produzione di altri prodotti, anche col sostegno sicuramente di associazioni come quello di Invito dei Ristoratori, no? E poi c'è tutto il tema della sensibilizzazione vera e propria, quindi andare a creare dei percorsi attrezzati sul tema o valorizzare quelli esistenti. Andare a conoscere e a creare nuove filiere e soprattutto sicuramente aumentare la comunicazione, quindi aumentare l'attività divulgativa a livello locale, ma forse anche extraterritoriale, perché nel momento in cui abbiamo il prodotto vale la pena anche ragionare sul far conoscere il prodotto esterno. Questo contribuirà appunto a far conoscere la castagnicoltura in generale, sia all'interno che all'esterno, e soprattutto sulle nuove opportunità, oltre a quelle che già conosciamo. Cosa ne dite? Sta in piedi abbastanza? Posso dire due cose di numero? Prima magari dopo di lasciare la parola anche alla dottoressa Venerus. No? Esatto. Non so se vi siete accorti, credo di sì, che tutto quello che c'è scritto in questa tabella è frutto delle riflessioni che abbiamo fatto nei tre incontri precedenti, che quindi potete trovare anche in quella che si chiama la matrice SWOT. Cioè è tutto nato da voi, è nato da parte nostra una riorganizzazione in modo tale da riuscire a identificare le attività, cosa fare, sostanzialmente cosa fare per migliorare la castanicoltura. E da quello che è emerso, tra le cose che si devono fare, proprio la cosa che ricorre, l'iniziativa più ricorrente, quella che riguarda la formazione su diverse tematiche. E quindi qui sarà importantissimo la collaborazione con ERSA, che di fatto c'è già, per definire gli argomenti da trattare, per definire le modalità di formazione, corsi, visite di studio e quant'altro. E poi abbiamo visto la volta precedente, non so se c'è oggi, mi sembra di no, anche con il GAL che organizza i circoli di studio, quindi la possibilità di utilizzare anche questo strumento come proprio in una logica di formazione e sensibilizzazione. Quindi sì, sulla formazione, la formazione l'abbiamo vista ritornare diverse volte su argomenti diversi. Quindi veramente un punto importante sarà poi pianificare nello specifico, in collaborazione con chi ho già detto, le attività di formazione, sì, decisamente. Sì, io personalmente credo che due sono le grosse branche che sono emerse, no? I due temi forti, proprio quello della produzione, quindi quello legato al territorio, alle superfici, e poi questo della formazione, no? Sono questi qua i due grossi interventi su cui dovremo andare ad agire, e secondo me il resto dopo viene a cascata, no? Io credo. Sicuramente anche nel tema della formazione, come ci aveva detto Stefano nell'altro incontro, la questione anche del PSR. Da una parte abbiamo l'occasione del PSR con la 1.1 e 1.2, dall'altra parte abbiamo il circolo di studio del GAL. Più secondo me la sensibilizzazione che viene messa a livello locale, si può fare molto anche per proprio far conoscere questa opportunità anche alle stesse aziende, per stimolare magari la loro diversificazione, no? Dottoressa Venerus ci fa un saluto e ci dice cosa ne pensa lei di quello che abbiamo organizzato, del lavoro che abbiamo fatto, ringraziandola anche della pazienza per l'orario. Non c'è problema, nel frattempo sono partita in macchina, per cui non accendo la videocamera. Non ci sono problemi. Ti faccio girare. No, allora, intanto grazie e volevo anche salutare la dottoressa Bassi, con cui ci incrociamo ogni tanto nelle attività,
e i miei due colleghi, Fabro e Rosario Raso, con i quali ho lavorato fino a un mese fa, seguendo anche il lavoro proprio sul castagno, perché quando ero lì in Ersa lavoravo insomma anche su questo ambito. Quindi non mi può che far piacere sapere che a questo punto dell'attività c'è un interesse diretto del territorio e dei produttori, cosa che è stata anche un po' costruita grazie a Michele e a Rosario in particolare, perché sono insomma hanno seguito anche quel progetto, due progetti finanziati col Ministero per il recupero delle piante, e quindi una parte del lavoro che poi, da quello che ho capito, andate a intensificare ulteriormente, è stata fatta anche sfruttando dei fondi del Ministero. Quindi, insomma, una parte è stata portata avanti. Il lavoro poi fatto di mappatura di quelle che sono le piante vecchie, varietà, insomma le varietà tradizionali locali, anche quello è stato un lavoro fondamentale per anche rendersi conto della ricchezza di materiale che non è proprio così comune, anzi è una delle regioni più ricche in questo senso, e quindi aumentare la consapevolezza dei futuri produttori locali e anche poi, da quello che ho sentito, dei ristoratori. Cosa interessantissima, l'intervento dei ristoratori che ho ascoltato, perché tra le righe si è sentito veramente una capacità di valorizzare questi prodotti, queste castagne locali, che fa pensare che un futuro questa cultura ce l'abbia in questa zona. Quindi si tratta veramente di mettere insieme i tasselli che avete individuato con questo lavoro e di farli fruttare. Non so se mi state, forse caduta la linea. La sentiamo. No, la sentiamo. No, adesso Sonia la voce è metallica o assente. No, caduta la linea. Perché sto passando vicino alle casette. Ecco. E quindi veramente lo dico perché dà una grande adesso mi sentite, perché ho passato la zona a casette. Esatto. No, dicevo che è un percorso e deve dare veramente soddisfacendo e anche lavoranti. Ricordo anche che Bersa aveva fatto delle prove sui trasformati. Io non sono mai riuscita ad assaggiare un biscotto di quelli che hanno fatto. In futuro ci sarà l'occasione. Ci sono dei dati che potete raccogliere. Ecco. Mi sentite? Sì, sì. Mannaggia. No, la sentiamo. Adesso vedo Francesco. Ok. L'ultima cosa è questa. Sicuramente nella stesura della nuova strategia nazionale, che terrà contiene dentro anche il PSR attuale, insomma, che sarà lo futuro rivisto, eccetera. E Sonia è molto disturbata in linea, vediamo. Ancora per le filiere ci sarà spazio ancora, ovviamente, perché a livello regionale è carente, quindi c'è bisogno di adesso mi sentite? Ivana, mi senti? Sì. Adesso sì, prima pochissimo, ma ok, credo che il senso si sia colto, credo. Vabbè, mi spiace, adesso mi sentite meglio? Sì, adesso sì. Abbiamo sentito le filiere, appunto. Ok, le filiere, l'aggregazione, sicuramente la parte della formazione sarà importante, sì. Perciò siete nella direzione giusta.
In più, considerate, ecco, una cosa che volevo chiedervi, ma magari mi riservo di farlo al prossimo incontro con un po' più di tempo, è come pensate di organizzare la trasformazione, perché non so come la facciano, lo facciate adesso, però insomma sarebbe importante anche organizzare quella, che mi sembrava fosse un punto da valorizzare, da costruire. Ecco, allora rispetto a questo la disponibilità della direzione si è già dimostrata, anche quando ne avevamo affrontato il suo tempo anche con Michele e con la direzione qui, c'è la disponibilità di capire quali sono le esigenze. Per cui sicuramente gli strumenti anche per supportare queste attività ci sono. Perciò se la si pensa come state facendo bene, strutturandola con un cronoprogramma che è l'obiettivo del prossimo incontro, credo che insomma sia una cosa che si farà. La volontà anche dei ristoratori di valorizzare il prodotto c'è, per cui si può, sì, si deve essere portato avanti assolutamente questo lavoro. Grazie mille intanto per la disponibilità e per aver retto fino alle 8, appunto, anche oggi abbiamo sforato. Spero che non sia un peso per voi. A me piace, il tema è molto sentito e mi sembra che si veda. E, come abbiamo detto, cerchiamo di far rete e cerchiamo di aumentare un po' le produzioni e questo è l'indirizzo. Mi permetto di aggiungere che sarà interessante, secondo me, sempre di più diversificare l'attività, soprattutto nelle zone montane. Potrebbe essere questo anche uno stimolo per la regione, no? Tener conto, soprattutto nelle zone montane, del bisogno di diversificare per le nostre piccole aziende. Detto questo, Francesco, se mi permetti, è uno dei punti cardini del nuovo piano strategico, quindi sicuramente la diversificazione ci sarà. Perfetto. Ci sono vari strumenti che si tratta solo di farli combinare al meglio. Perfetto. Sicuramente anche con questi incontri, con queste sinergie, riusciremo comunque a creare diverse belle cose, no? Il materiale c'è, la volontà c'è e anche questi incontri comunque lo testimoniano. Bene. Grazie a tutti per la partecipazione, per la collaborazione e visto che anche oggi sono le 8, vi auguro buona serata. Buona serata, ci vediamo la prossima settimana. Grazie. La prossima settimana. Ciao a tutti.